Buongiorno. Il versetto che andremo a leggere proprio in questi istanti per la meditazione di questa mattina si trova in Giovanni, capitolo 1, il versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Il figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto dai cieli per mostrarci, per farci conoscere il Padre nostro, per farci conoscere e comprendere meglio quello che è il vero carattere del nostro Dio celeste. Andiamo a vedere un altro versetto che si trova sempre nella Santa Scrittura, nel libro di Matteo, capitolo 11, il versetto 27. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Qui è sempre Gesù che parla. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Qui vediamo molto bene che il padre è conosciuto solo dal figlio, che di fatto è Gesù Cristo, e che nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. E vediamo che l'unico metodo, l'unico mezzo per conoscere il padre è attraverso il figlio. Gesù ha il desiderio di rivelare ad ognuno di noi quello che è il vero carattere di Dio. Vuole rivelarci tutto il suo amore, vuole rivelarci tutta la sua pazienza e tutta la sua misericordia. Ora il punto da prendere in considerazione è se noi davvero, personalmente, abbiamo il desiderio di conoscere il Padre. Cristo sarà accanto a noi per farci comprendere meglio quello che è il suo carattere. Un giorno uno degli apostoli disse a Gesù le seguenti parole: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù allora gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Ancora una volta ci viene fatto chiaro, mediante la parola ispirata, che l'unico mezzo per poter conoscere il nostro Dio celeste, il nostro Padre celeste, è attraverso la figura di Cristo Gesù. In Cristo Gesù è stato riflesso quello che è il carattere vivo e vero del Padre Celeste. Ritorniamo al nostro versetto introduttivo che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, il versetto 18. La parola ci dice ancora una volta: Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Ora, domandiamoci, come ci ha fatto conoscere Gesù il Padre? La risposta la troviamo nello stesso libro, allo stesso capitolo, quindi in Giovanni capitolo 1, questa volta il versetto 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito dal Padre. Cari amici miei, prendendo su di sé una natura umana, esattamente come la nostra, Gesù è venuto per essere uno solo con il genere umano decaduto e nello stesso tempo per rivelare, come abbiamo visto precedentemente, il carattere del nostro Padre Celeste a ogni creatura peccaminosa. Gesù in persona è stato fatto uguale ai suoi fratelli in ogni aspetto. Lui è diventato carne così come siamo anche noi carne. Lui ha avuto parte alla vita degli uomini. Lui si è trovato nel mondo, ma non era del mondo. Così come anche noi siamo nati e viviamo nel mondo, ma non dobbiamo essere del mondo. Lui è stato tentato e provato così come sono tentati e provati i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne oggi. Lui ha vissuto una vita senza peccato e noi, grazie al suo esempio e al suo sacrificio, possiamo vincere come ha vinto il nostro Redentore. Per fede e con gli occhi rivolti verso quell'agnello che toglie il peccato dal mondo, possiamo scegliere e decidere fermamente di ribellarci agli impulsi carnali, ai desideri sensuali, all'appetito e al nostro egoismo per vivere una vita approvata da Dio, una vita senza peccato che ci qualifica per il cielo, una vita che ci può essere offerta solo mediante il sacrificio del Figlio di Dio.
colui che di fatto ci ha rivelato alla croce e durante il percorso della sua intera esistenza il vero carattere e tutto l'amore che prova il Padre Celeste per noi. Voglio che rimaniamo con quest'idea. Solo attraverso l'esempio e la vita di Cristo Gesù possiamo innalzare i nostri standard, possiamo innalzare quelle che sono le nostre abitudini, quelli che sono i nostri ideali, quelli che sono i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, un gradino più in alto, verso quello che è lo standard celeste. Che il Signore ci aiuti, cari amici miei, a vivere una vita in conformità con la volontà di Dio, la stessa volontà che è stata mostrata attraverso la vita di Gesù Cristo. Che il Signore ci aiuti e ci porti nelle sue braccia. Vi auguro una buona giornata, che il Signore sia con noi. Amen.